Ciao, ben trovato. Sembra quasi incredibile la tua storia senza giri di parole. Sei stato già legato tanti anni a questa squadra, poi l'anno scorso una stagione molto tribolata, particolare, dentro la rosa, fuori la rosa, poi sei andato e sei tornato. È come la canzone di Venditti, certi amori non finiscono. Sì, sono molto contento di essere tornato perché sono legato a Brescia. Arrivai qua 8 anni fa, l'ultimo giorno di mercato di 8 anni fa, e qui sono arrivato appunto da ragazzo, sono cresciuto e sono contento di avere la possibilità di essere ancora qui e aiutare la squadra. Prossimo? Posso io? Se volete. Vai. Visto che sei tornato, mi chiedo se si respira lo stesso clima che si respirava un tempo o se nello spogliatoio, nella squadra, nell'ambiente c'è qualcosa di diverso. E naturalmente sto parlando anche del fatto che la squadra ha fatto un cammino importante fin qua, insomma con la parola e non diciamo, penso che magari tra di voi non siate la verità. Ma noi vogliamo dare il meglio partita per partita, raggiungere l'obiettivo migliore possibile. E ho trovato vecchi compagni che già conoscevo, nuovi ragazzi pronti, che stanno dando tutto per il Brescia, come abbiamo visto dai risultati, e insieme cercheremo di far gruppo e raggiungere il risultato migliore. Okay. Grazie. Davide, prego. Buonasera a tutti. Ciao, piacere, siamo Paolo Franchi di questa oggi Piazzetta. Sulla carta tu e Cistana componete probabilmente la coppia dei centrali più di qualità del campionato. Come 3 anni fa con Romagnoli e Brescia andò in Serie A. Come ti sembra questa coppia sulla carta? Come vedi Cistana che hai appena conosciuto da compagno, finora hai affrontato l'avversario? Sì, sono appena arrivato, quindi sto cercando di integrarmi il più velocemente possibile. Ovviamente di Cistana non devo essere io a parlare, perché ultimamente, da un po' di tempo, sta facendo benissimo. E come dicevi, per il difensore centrale è importante trovarsi sin da subito, quindi il nostro obiettivo già nei primi giorni è quello di conoscersi. Poi spero che riusciamo a diventare un'ottima coppia, come anche con gli altri centrali, perché ci sarà bisogno di tutti. E chiunque giocherà dovrà sicuramente dare il massimo, perché il campionato, come si è visto, è molto difficile e vogliamo toglierci delle soddisfazioni tutti quanti. Ascolta, una trattativa molto complicata che sembra essere iniziata addirittura ai primi giorni di mercato e che il Cittadella non ha gradito, come avrai detto. Insomma, se vuoi raccontarci com'è andata e cosa rispondi a quello che ha detto Marchetti, visto che ti ha attaccato personalmente. No, ho poco da dire, nel senso che avevo detto alla società da tempo che se ci fossero state delle occasioni molto importanti per me mi sarebbe piaciuto mettermi in gioco, ecco. E quindi già nell'estate scorsa c'era stato qualcosa e per fortuna il direttore, il presidente e il mister hanno puntato fortemente su di me e ero contento di questo. Poi quello che posso dire in questo momento è sicuramente ringraziare i 4 anni e mezzo che ho passato a Cittadella, questo sicuramente, e lo farò per sempre. E nulla cambierà quello che ho provato, quello che ho vissuto in quella società lì e le emozioni che ho provato con i miei compagni e con tutta la gente di Cittadella. Ho sempre dato il massimo e adesso l'unico mio pensiero è farlo per il Brescia ed è tutto qui, ecco. Grazie. Niente. Grazie Davide. Grazie a voi. Stefano. Buonasera. Stefano, mi trovo. Ciao. Grazie. Mi riattacco quello che tu, Erika, che ha detto Lorenzo, se certi muri non finiscono, anche nel calcio mai dire mai di niente. Sembrava il turno di un definitivo, invece è un ritorno. Sì, è un ritorno cercato, voluto da ambo le parti. E si è concretizzato velocemente perché c'era la volontà di entrambi, appunto. E siamo tutti contenti. Ciao, ben trovato. Ma se quando sei andato via ti avessero detto che saresti ritornato, ci avresti creduto sinceramente? Ricordando comunque a quei mesi, certo, molto molto difficili, sono successe tante cose anche a livello ambientale, alcune anche spiacevoli. Se te l'avessero detto ci avresti creduto?
Ma probabilmente no, però le cose nel calcio sono così, un giorno può succedere di tutto, quindi è successo e ripeto, siamo tutti contenti e è andato bene. Grazie. Federico. Ti aspettavamo qualche mese fa, poi all'ultimo si è saputo che invece sei passato a distanza, perché allora noi adesso sì. Beh, è stata una scelta di quest'estate dove avevo queste richieste, quindi mi sono sentito di scegliere Vicenza, quindi ho fatto la scelta che mi sentivo in quel momento. È ovvio che la rifarei, perché sennò non butterei questi mesi iniziali. È ovvio che sono andato lì e c'è stata una situazione di difficoltà per tutti. Quindi sia a livello tattico ho fatto anche difficoltà anch'io e ora sono qui per dare una mano e aiutare il Brescia nel suo obiettivo. Ascolta, abbiamo capito che hai il fiuto del gol perché al Brescia segni spesso e volentieri, ma il tuo ruolo esatto cos'è? Mezzala, trequartista? Sì, io ho sempre fatto la mezzala, poi negli ultimi anni a Cittadella anche trequartista, però nasco come mezzala e mi piace inserirmi, far gol, quindi ci provo e se ci riesco meglio. Grazie. Prego, il Brescia ci sei riuscito più volte. Valon, prego. Buonasera. Buonasera. Di te, giocatore, sappiamo tutto. Una cosa simpatica è anche che c'è un po' di brescianità già nella tua famiglia, visto che la mamma di tua moglie è bresciana. Sì, sì, è vero. La mamma di mia moglie vive qua vicino, quindi sicuramente è una cosa simpatica, carina, però che cambia ben poco quello che è il mio lavoro. Quanto che spirito arrivi al Brescia, ritrovi la Serie B dopo tantissimi anni e dopo aver fatto praticamente il giro d'Europa? Ma lo spirito, a questa età ci sono poche cose che ti spingono avanti. Per me il rapporto che ho col direttore è qualcosa di speciale che ho trovato nel percorso del calcio, non è semplice. Quando ci siamo sentiti dopo la mia risoluzione a Genova, ci siamo parlati, ci siamo capiti al volo quello che lui aveva bisogno, sicuramente in un contesto che già funziona molto bene, perciò non c'era necessità di entrare in una maniera aggressiva nel gruppo, perché è un gruppo sano che sta facendo grandi cose. Quindi noi ci siamo capiti, quelle che erano le sue esigenze, quello che è i pochi mesi che mi rimangono di carriera. Le due cose sono andate, hanno legato bene, quindi insomma. Grazie. Grazie. Flavio. Prego. Vai, siete in tanti davanti, un attacco con tante soluzioni. Che cosa ti ha convinto a dire sì a metterti in gioco in una situazione in cui sicuramente c'è grande concorrenza in una squadra che vuole servire? Sicuramente la fiducia che mi ha dato la società storica, presidente, direttore, il mister e tutti quanti sono qui per mettermi a disposizione, e so che c'è un parco attaccanti molto vasto con gente che ha vinto tanto come Rodrigo, Palacio, di esperienza. Io sono qui per mettermi a disposizione, sono giovane, ho tanto da imparare e quindi vedremo cosa ne verrà fuori. Ascolta, ci sono in rosa prime punte di manovra come Moreo, come Baic. Poi una come Aie, che invece più d'area di rigore, tu a quale categoria appartiene? Ma diciamo che io posso giocare sia da prima punta che da seconda punta. Per dirigo più l'attacco alla porta, più l'attacco alla profondità, diciamo il far gol.